Anche lui è schinnato! Ragazzi, scappate! Allora a tutti i giocatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e bentornati su Pokémon Ultrasole, Ultralock Randomizer, e benvenuti in questo nuovo episodio. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo un bel pollicione in su di supporto, un commentino qui sotto e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri video. Ragazzi, come avete passato questo Natale? Commentate qui sotto e soprattutto scrivetemi cosa avete ricevuto, perché adesso un po' di relax, l'anno sta per finire, dopodiché si rinizia alla grande. Spero anche voi con questo, no, clima positivo. Ragazzi, detto questo, abbiamo affrontato il dominante della precedente parte. Oggi andiamo avanti perché abbiamo da risvegliare questo Solgaleo e poi vediamo un po' cosa succede, no? Allora, cosa si deve fare? Si va avanti? Vediamo un po'. Serebi ha fatto il devasto, eh. Non so se avete visto il precedente episodio, ma bellissimo. Ed eccoci qua, ragazzi, all'altare solare. È giunto il momento. È arrivato finalmente quel momento. Federic, si dice che quella del canyon sia stata la prima prova istituita per il giro delle isole. E mazza, era difficile, eh? E tu sei riuscito a superarla. Bravo, non ti smentisci mai, Federic. Hai completato la settima prova del Giro delle Isole, ti faccio i miei complimenti. Hai saputo affrontare ogni difficoltà, superando i tuoi limiti. Sei un allenatore eccezionale. E anche tu, Celebi, hai fatto la tua parte? Beh, Celebi ha fatto una gran parte. Non so se avete visto, ragazzi, ma veramente, complimenti a Celebi. Guardandovi, ho la netta sensazione che andrà tutto bene. Anzi, ne sono sicura. Bene, 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 dai. Dobbiamo suonare il flauto solare e lunare in sincro perfetta. Quindi Lilia, a noi due. E andiamo, allenatori. Finalmente ci siamo. Questo è forse uno degli episodi più importanti dell'intera serie. Finalmente vediamo un po' questo Solgaleo, no? In Necrozma. Sarà veramente divertente. Qua c'è uno strumento? O non c'è niente? Credo non ci sia nulla. E possiamo proseguire. L'hype alle stelle. Ed eccoci qua. All'altare. Riesco a percepire tutta l'energia del sole. Nebulino, perdonami, ma prima di farti tornare alla tua forma originale, devo trovare mia madre. Devo parlarle. Devo dirle tutto ciò che sento. Dobbiamo assolutamente essere uniti per poter affrontare Necrozma. Spacca. Il flauto lunare. Mi sembra così naturale tenerlo in mano. Sì, ogni volta che leggo questa frase... Andiamo avanti. Credo che sarei in grado di suonarlo, sì. Sì, è come Lilia, siccome. Vabbè, lasciamo stare, va. Ok, vediamo un po' cosa succede. Federic, tu devi andare dall'altra parte. Ah, me lo fa pure vedere lo schemino, perché sennò non ci arrivo da solo, eh? Non sia mai troppo difficile. Allora, cosa succederà suonando questo strumento? Vediamo, vediamo, vediamo. Vuoi suonare? No? Voglio ballare. E ci siamo, allenatore. Ci siamo. Ed è qui che si scrive la storia. Bellissimo. E ci siamo, ragazzi, ci siamo. Il momento della verità. I due flauti con le loro note risvegliano questo antico potere. Tutta l'energia si concentra e richiama un Pokémon che persone hanno paura di pronunciare, tale nome: Solgaleo. Finalmente Cosmoem è richiamato da questa
Energia. Ed è qui che diventa Solgaleo. Bellissimo. Momento epico. Ed eccolo qua. Oh yes! Con tanto di skin! È vero, è tutto skinnato! Bello! Ma ora che tipo Necrozma prende il suo potere? Ma! Forse esiste un'altra skin? Tipo di Solgaleo, criniera del... Ok, avete capito? Meno male, stai bene. Mi hai fatto prendere uno spavento. Quindi il suono dei due flauti ha il potere di farti evolvere in un Pokémon leggendario? È questo lo scopo del rito? Leo! Che figata! Chi poteva immaginarlo? In nessuno dei libri che ho letto si parlava di una cosa del genere. Solgaleo. Cioè, Nebulino, io devo andare da mia madre. Capisco che voglia proteggere la Lola, ma non può andare ad affrontare Necrozma da sola. Non sa nemmeno se ha detto sì o no, però vabbè. Ora potrò raggiungere mia madre. Goz! Ma che cosa? E anche... anche Samina! Anche lui è skinnato! Ragazzi, scappate! Quella creatura è mostruosa! Mamma! Ovviamente... in certi punti non può essere skinnato, mentre in altri sì. Necrozma si è svegliato. Appena ha aperto gli occhi, si è lanciato ciecamente all'attacco. E ora è troppo tardi. Nessuno lo può fermare. Scappa, Lilia, mettiti in salvo! Non c'è niente che tu possa fare! Lotteremo insieme! Ci penso io, ragazzi. State tranquilli. A Necrozma importa solo di una persona, o meglio, di un Pokémon, Solgaleo. Ed è qui che due grossi titani si scontrano. Lotta tra skin addirittura! Ha una velocità impressionante! Addirittura! Ragazzi, guardate! No, vabbè, sto male, ragazzi, è bellissimo. Cioè, è veramente spettacolare. E si aprono tutti gli ultravarchi. Non mi dire che dobbiamo affrontare una roba simile, perché io non penso di farcela, cioè... aiuto! Ho uno strano presentimento. Ed ecco qui, ragazzi, che entrano in scena tutte le varie ultra creature. Abbiamo Bespaloon. Tutte che attaccano, no? Le varie isole. Ed è compito dei Kauna e degli allenatori di Alola proteggerla. Ma anche Tapu Koko, ovviamente, interviene. Quindi i quattro Tapu proteggeranno le varie isole. Ed eccolo qua. Ovviamente sono dei protettori, quindi cos'è che fanno? Proteggono. Wow. C'è da dire però che epica la situazione, eh? Io sinceramente preferisco la storia di Ultra Sole e Ultraluna. Per me, se non avessero fatto Sole e Luna, ma solo Ultra Sole e Ultraluna, sarebbe stato perfetto, raga. Bello. Che una volta giocato Sole e Luna... Ultra Sole e Ultraluna non te lo godi in pieno. Augusto è lì perplesso. Xurkitree. Api, che ormai è una Kauna e quindi deve difendere, no? L'isola. E niente, raga. Sta a noi adesso scontrarci contro questa bestia. E che bestia, mio Dio. Ah. E con che musica, tra l'altro? Mad, vedo che le sai scegliere, eh. Bene, ragazzi, parte la sfida. Non ho la minima idea di che tipo possa essere.
Io direi che comunque un'onda calda dovrebbe essere super efficace. Anche lo spettro va benissimo. Bene, ok. Allora, ragazzi, è classico. Rimane invariato il tipo. Ce lo dovremmo fare. Ancora, onda calda. Vai, vai, Celebi. Oh, yes. Calmamente. Si boosta l'attacco speciale. Per fortuna non la velocità. E quindi, ragazzi, ne possiamo approfittare. Via con onda calda e l'abbiamo sconfitto. Questa lotta molto molto facile, ma contro Ultra Necroz, ma quello sarà il problema. Quello sì. Infatti non so come fare. Non so veramente come fare contro quello. Wow, veramente wow. Che spettacolo. E sparisce, ragazzi. Se ne va. Calano le tenebre su Alola. Wow. Necrozma ha rubato anche la luce di Alola. Ormai è solo questione di tempo. Presto tutta la regione cadrà nell'oscurità più totale. Amavo la luce di Alola, così calda e bella, dice Zoe. E adesso cosa facciamo? Necrozma sembrava così sofferente, come se stesse disperatamente cercando qualcosa. Sei così premurosa, ti preoccupi persino di Necrozma, ma in fondo sei sempre stata così, troppo gentile. Dal cuore tenero! È per questo che hai portato via Cosmog, non è vero? Mia piccola Lilia, piccola e ingenua. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ci serve il vostro Pokémon leggendario per viaggiare tra i mondi. Come fate voi? Non credo che lei si renda conto di cosa ci sta chiedendo. E invece sì, è abbastanza seria. Darus, non c'è tempo per le discussioni. Ho notato una cosa molto interessante durante la lotta di poco fa. Necrozma sembrava interessato al tuo braccialetto. Come lo chiamate? Il Super Cerchio Z, giusto? Voleva rubare i cristalli Z. In effetti, Federica ha un gran numero di cristalli Z. Che ha ottenuto durante il suo giro delle isole. Ah, già, e ne ha molti di più dei capitani e dei Kauna, che hanno solo quelli di un tipo. Ma certo, i cristalli Z! Ascolta, tu sei riuscito a evocare sul Galeo. Sarai di certo in grado di viaggiare con Lunala. È l'unico modo per raggiungere il mondo in cui si trova Necrozma. Te la senti? In fondo non è molto diverso dal Poképassaggio che usate voi a Lugliani? Nel nostro caso si tratta di un ultraviaggio dimensionale, però. Per raggiungere il mondo in cui si trova Necrozma, devi entrare nel passaggio dimensionale bianco. Se entri in un passaggio diverso, ti ritroverai in altri mondi. Forse tu riuscirai a salvare Necrozma. O forse. Chi lo sa. Ragazzi, è arrivato quel momento. Dobbiamo viaggiare. Ma prima c'è una cosa che devo fare. E questo, ragazzi, per forza, devo andarmi a comprare qualche pozione, ricarica tot, qualsiasi cosa che mi possa tenere in vita in un lungo lasso di tempo contro Necrozma. Sarà dura, ragazzi, sarà dura, perché lui è veramente tremendo. Poi può essere che sarà anche randomizzato, non lo so. Lo scopriremo ora. Comprerò ben 10 pozioni max. Dovrebbero bastare. Detto questo, ci proviamo. Sono tornato nuovamente indietro perché effettivamente mi sono ricordato di una cosa importante. Suello è morto. Eh sì, ragazzi, è morto proprio, quindi devo depositarlo per forza. Quindi vieni qua, lo spostiamo. Mi serve un buon tank, ragazzi, qualcuno che possa resistere a degli attacchi. Non c'è qualcuno che ha qualche bella mossa, no, eh? Che può magari addormentare l'avversario. C'è lui che ha Demon Bacio, ma ora magari io sto facendo tutto questo, ma magari non è nemmeno Necrozma il problema, no? Potrebbe essere un altro Pokémon. Magari c'era un Pokémon che aveva Ultimo Canto e quindi alla fine mi sacrificavo un Pokémon, ma qualcuno potrebbe morire. Qualcuno no. Chi lo sa? Vediamo un po', ragazzi, come me la cavo. Devo entrare nell'ultravarco bianco, non mi devo sbagliare. Quindi, io sono pronto. E voi? Sei pronto? Ricordati, devi cercare il passaggio dimensionale bianco. Ok, si parte, grazie. Lunala, pensaci tu. Ed eccolo qua, ragazzi. Anche Lunala è skinnato e devo dire che in questa posa è molto più figo, eh. Sì, è molto molto più figo.
Mi piace molto di più questo lunala skinnato di quello normale. Non so voi, ma mi ricorda molto di più la luna. Quindi, Alola, ciao Lilia. Noi andiamo? Entriamo. Chissà se anche durante il viaggio sarà skinnato. Potrebbe essere. No, ragazzi, devo fare per forza così, muovere il 3DS. Io purtroppo ho il cavetto, ho il cavo, e quindi mi è super difficile. Almeno per ora. Poi mi pare che c'era il modo di cambiarla l'opzione. Ecco, questo è bianco, quindi qua va bene. Ok, l'ho trovato. È andata molto bene questa volta. Ok. Eccoci qua, Ultra Megalopoli. Ultra Megalopoli, che figata. E quando li rigiochi li apprezzi molto di più, eh. Almeno certi momenti di gioco, sì. Benvenuto, Luliano. Io sono Mirin. E faccio parte dell'Ultra Pattuglia. Necrozma è tornato dal vostro mondo e sta riposando in cima alla torre che c'è dietro di me. Non vedete nessuno in giro perché si sono tutti rifugiati nelle proprie case, temendo che perdesse di nuovo il controllo. Nessuno si è dimenticato di cos'è successo quando è venuta Samina. Oh, e così tu saresti un Alolano? Peccato che adesso non ci sia più tempo per un approfondimento su di te. Il mio nome è Siron. E sono il comandante dell'Ultra Pattuglia. Sembra proprio che non ci sia fine alle sofferenze di Ultra Necrozma. Ma questa musica sotto mi ricorda tantissimo la soundtrack di. Era Interstellar, vero? Poteva essere Interstellar? Ah, il mio film preferito in assoluto, eh. Spettacolare. Tra l'altro, Hans Zimmer l'ha fatta quella musica. Vabbè, le mie pronunce sono sempre ottime, però avete capito, no? Però me la ricordo tantissimo. Mamma mia. E ci siamo. Su. Verso la torre. Sei qui. Vedo che sei deciso ad entrare. La nostra Ultra Megalopoli era un mondo luminosissimo. Necrozma era chiamato lo splendente e dispensava energia tutto intorno a sé. Ma non solo per noi. La sua energia attraversava l'ultravarco e raggiungeva addirittura la lontana Alola. Però. Dopo aver perduto parte del suo corpo per colpa della cupidigia dei nostri avi, Necrozma perse anche il controllo di sé. Aiutalo, ti prego. Ci pensiamo noi. Nessun problema. Ragazzi, o la va o la spacca. Speriamo che non abbia mosse tremende. Lo spero. Torre di Megalopoli. E chissà se è skinnato. Potrebbe essere skinnato? Boh. Guardate che roba! Questa è una randomizer. Io ho paura di non farcela. Cioè, per la prima volta ho paura seriamente di fallire. Nel senso che sono convinto che se vado contro di lui, qualche colpo qualcuno me lo fa fuori. E anche se mi fa fuori tre Pokémon, sarebbero tre Pokémon in meno nel mio team, è troppo. Io devo arrivare davanti a Necrozma e cercare di non perdere nemmeno un Pokémon. Questo sarebbe l'obiettivo. Mi dispiace farvi attendere altro, ma dovrei allenarmi, secondo me. Quindi, ragazzi, vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo episodio dove mi allenerò e proverò a affrontarlo, perché sono sicuro che così non ce la posso fare. Ciao, allenatori, e pregate per me.